questa unità di apprendimento. Nella rubrica Per usare l'italiano, comprendere e dare semplici istruzioni stradali. L'imperativo del verbo andare. L'imperativo formale. Gli avverbi di luogo. I nomi dei principali luoghi pubblici e privati della città. Nel vocabolario visivo, la parola mondo. Nella rubrica Vivere in Italia, l'integrazione dello straniero in Italia e la figura del mediatore culturale. E ora, benvenuti in Italia! Scusi? Buonasera, mi dica. Come arrivo a Piazza del Municipio? Prego si accosti al marciapiede, in traccia il traffico. Sì, sì, certo. È lontana a Piazza del Municipio? Da qui la piazza non è lontana, ma la strada non è facile. È sempre così. Quando mio cugino chiede un favore, devo dire subito di no. Bisogna essere cortesi. Sì, ma lei non conosce mio cugino. Guardi questo pacco. È troppo grande. È legato bene? Sì, due giri con la corda. Allora, deve andare a Piazza del Municipio. Sempre dritto per 100 metri. Sa dov'è il Cinema Lux? Non lo conosco. Non importa, c'è l'insegna con il nome. Prosegua per altri 100 metri e all'incrocio con il semaforo prenda la strada a sinistra. E poi trovo Piazza del Municipio? No, lì c'è Via Verdi. Vada dritto per 50 metri e in fondo trova un mercato all'aperto. Un mercato all'aperto? È Piazza del Municipio? Lei continui per altri 100 metri, poi giri a destra e là finalmente trova Piazza del Municipio. Va bene, grazie. In tutto sono 500 metri. Questo faro è rotto? Davvero? Ora vado a casa e lo cambio subito. Ma non può girare di notte senza il faro davanti. Ma devo consegnare questo pacco. Mi dispiace, ma è troppo pericoloso. Lo so, ma come faccio? Vuol dire che parcheggio qui il motorino e porto il pacco a piedi. No, non vedi il cartello di divieto di parcheggio per macchine e motorini? Allora spingo il motorino con il pacco fino a Piazza del Municipio e non voglio più vedere mio cugino per un mese intero. Allora, mi serve il permesso di soggiorno, la carta d'identità e questi moduli da compilare. Ciao Khadija, che fai qui? Ehi Giulia, come stai? Non ti vedo da molto tempo. Ma anche tu sei scomparsa. Ho cambiato casa e lavoro. E sei qui all'ASL per cambiare anche il medico, come me? No, veramente io lavoro qui. Lavori qui? La settimana scorsa ho accompagnato qui una mia amica marocchina, appena arrivata in Italia. Sai, ha un contratto di lavoro come badante per un anno e si è dovuta iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale. Tutti gli stranieri che stanno in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi devono obbligatoriamente iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Hai ragione, la salute è importante. Certo, e la Costituzione italiana dice anche che la salute è un diritto fondamentale dell'individuo e garantisce a chi è povero il diritto alle cure gratuite, anche nell'interesse della collettività. Può capitare a tutti di ammalarsi, ricchi e poveri. Ma come mai la settimana scorsa non ti ho vista? Faccio dei turni, non sto sempre qui. Ma da quando hai cambiato lavoro? Alla fine del corso come mediatore ho fatto l'esame ed eccomi qui. Brava! Ma di preciso, che lavoro fai? Io sono mediatrice culturale, ma è meglio dire interculturale. Interculturale?
Sì, vedi, l'Italia ospita stranieri provenienti da tanti paesi del mondo e noi aiutiamo le persone di culture diverse a comunicare tra loro. È un lavoro difficile. Devo conoscere bene la Costituzione e molte leggi italiane. E poi, devo continuare a studiare per aggiornarmi. È interessante, ma dove lavorano i mediatori interculturali? In molti uffici pubblici, negli ospedali, nelle scuole, nei tribunali e nelle carceri. No, lì non ci voglio andare. Sai, Khadija, noi aiutiamo gli stranieri a conoscere l'Italia, ma anche gli italiani a scoprire le diverse culture dei nuovi cittadini. È vero. Io ho tanti amici italiani che apprezzano la musica, la letteratura e la cucina del mio paese. Anch'io apprezzo molto il tuo couscous. Allora tu e Kevin domani sera non andate in giro. Vi aspetto a casa mia per il couscous. Grazie. Ma senti, Giulia, visto che aiuti tanti stranieri, puoi aiutarmi a compilare questi moduli per il cambio del medico di base? È la seconda volta che torno qui e mi manca sempre qualcosa. Ma Khadija, tu vivi in Italia da tanti anni e parli bene la lingua italiana. Sì, ma non capisco ancora la lingua dei moduli. Posso stare qui un momento? Certo. Questo inverno non finisce mai. La pioggia ci vuole, la natura ha bisogno dell'acqua. Sì, ma piove da stamattina. E continua pure domani e dopodomani. A me servono 5 minuti senza pioggia. Dove vai con quella cosa? Veramente non sono sicuro. Allora è meglio stare qui. Ma ho le prove in un teatro qui vicino. Stasera c'è il concerto. Però non conosco bene il posto. È la prima volta che vengo qua. Hai l'indirizzo? Sì. Eccolo. Ma dove? Eppure sono sicuro che è qui in tasca. Ma com'è il posto che cerchi? È una piccola sala per concerti di musica classica. Però con il mio gruppo facciamo una musica diversa, più moderna. Ah, ecco. Vicolo dell'Orso 3. Ah, lo conosco. È un vicolo corto e stretto. E conosco anche il teatro. Si chiama come la via, Teatro dell'Orso. È vicino a un grande parcheggio. Esatto. E come arrivo lì? Attraversa il ponte. Poi vai dritto sulla strada di fronte a te. Quando arrivi davanti alla chiesa, gira a destra. Il vicolo dell'Orso è proprio lì. Grazie. Sei un amico. Ma come faccio se non smette di piovere? Mi presto l'ombrello e domani me lo riporti. E tu? Quando chiudo ci saranno le stelle. Il concerto è alle 9. Vieni anche tu. Perché no? Però prendi anche questa maglietta. Questa camicia è tutta bagnata. Non puoi suonare ridotto così. Magari un altro colore più scuro. Voi musicisti avete gusti particolari. A dopo, amico, ti aspetto. A dopo, musicista pazzo. Fra poco viene l'autista a ritirare la merce. Dobbiamo sbrigarci. È tutto pronto. Ecco, questo è l'ultimo. Abbiamo fatto un buon lavoro. E siamo anche veloci. È l'ora della pausa. Mangiamo. Domani sera vado ad una festa. Con chi? Con il mio nuovo fidanzato. Non lo conosco ancora. Sei troppo curiosa. È tra amiche. Questo vestito è perfetto. Ti piace? Il giallo non ti sta bene. Forse quello rosso è più originale. Ma è troppo vistoso. Vai a una festa, no? Hai ragione. Questo rosso è molto bello. Secondo te la padrona mi dà questo vestito con lo sconto? Oh, penso di sì, è molto gentile con noi. Ma dov'è la festa? A casa di Giulia. Vuoi venire anche tu? No, grazie.
Ma dove abita? A Piazza Vittorio, vicino alla stazione dei treni. Prendi via Garibaldi e prosegui dritto fino a Piazza 25 Aprile. Poi gira a sinistra, passa l'incrocio e cammina per 100 metri. A sinistra trovi Piazza Vittorio. Tanto non vengo. Perché non è il fidanzato? No, non è per questo che non voglio venire. Come vuoi. Buongiorno ragazze. Sono questi i vestiti da consegnare? Eccoli, sono tutti pronti. Vanno al negozio di via Albergotti. Ma quale? È il negozio dietro Piazza Fontana? Esatto, vicino al parco. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. E se chiedessi a Pavel di venire con me alla festa di Giulia? Ma è lui il mio nuovo fidanzato. Abbiamo un problema da risolvere. Come si arriva a Piazza Vittorio? È semplice. Basta seguire le indicazioni di Pauline. Prendi via Garibaldi e prosegui dritto fino a Piazza 25 Aprile. Poi gira a sinistra, passa l'incrocio e cammina per 100 metri. A sinistra trovi Piazza Vittorio. Quali sono le parole e le espressioni da imparare per dare e ricevere istruzioni stradali? Eccole. Qui e qua indicano il posto dove siamo. Lì e là indicano un posto lontano da dove siamo. Per esempio, il posto dove dobbiamo andare. Da qui la piazza non è lontana. No, lì c'è Via Verdi. Possiamo andare dritto, a sinistra e a destra. Sempre dritto per 100 metri. Prosegui dritto fino a Piazza 25 Aprile, poi gira a sinistra. Lei continui per altri 100 metri, poi giri a destra. Davanti o di fronte è dove guardiamo. Dietro è quello che abbiamo alle spalle. Poi vai dritto sulla strada di fronte a te. Quando arrivi davanti alla chiesa, gira a destra. È il negozio dietro Piazza Fontana? Abbiamo imparato l'imperativo del verbo andare. La seconda persona singolare, tu, è va o vai. Va a destra, vai dritto. La seconda persona plurale, voi, è andate. Andate a casa, andate in giro. Attraversa il ponte, poi vai dritto sulla strada di fronte a te. Allora, tu e Kevin domani sera non andate in giro. Ma nel discorso del vigile abbiamo sentito anche un'altra forma, vada. Questo è l'imperativo formale di andare, quello che dobbiamo usare se a una persona diamo il lei. Vada dritto per 50 metri. Tutti i verbi hanno l'imperativo formale, quello che usiamo con il lei. L'imperativo formale dei verbi in are, come girare, finisce in i. Giri. Poi giri a destra. L'imperativo formale dei verbi in ere, come prendere, finisce in a. Prenda. All'incrocio con il semaforo, prenda la strada a sinistra. Anche l'imperativo formale dei verbi in ire, come proseguire, finisce in a. Prosegua. Prosegua per altri 100 metri. Ricordate che per dare indicazioni stradali sono utili i nomi di luoghi della città. Finora abbiamo parlato di strade, piazze, incroci, semafori, ponti, chiese. Ora aggiungiamo anche un cinema, un mercato all'aperto, una stazione ferroviaria e un parcheggio. Sempre dritto per 100 metri. Sa dov'è il Cinema Lux? In fondo trova un mercato all'aperto. A Piazza Vittorio, vicino alla stazione dei treni. È vicino a un grande parcheggio. Sì.
Quando parliamo di mondo, intendiamo il pianeta Terra e gli uomini che ci abitano. Secondo la geografia, il mondo è diviso in 5 parti, i 5 continenti: Africa, America, Asia, Europa, Oceania. Ma possiamo anche dividere il mondo secondo l'economia e la ricchezza. Nel passato gli esperti hanno parlato di primo mondo, secondo mondo e terzo mondo. Il primo mondo erano i paesi ricchi e sviluppati dell'Occidente, come gli Stati Uniti d'America e i paesi dell'Europa occidentale. Il secondo mondo erano i paesi comunisti guidati dall'Unione Sovietica. Il terzo mondo erano i paesi poveri dell'Africa e dell'Asia, chiamati anche paesi in via di sviluppo. Oggi la politica e l'economia del mondo sono molto cambiate. Il secondo mondo guidato dall'Unione Sovietica non si chiama più così. Alcuni paesi del terzo mondo sono diventati un po' meno poveri, altri, purtroppo, sono rimasti poveri come prima. Oggi sentiamo parlare più spesso di nord del mondo, i paesi ricchi e sviluppati, e sud del mondo, i paesi poveri dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Come vedete, ci sono molti modi di dividere il mondo. Noi però non vorremmo dividere il mondo in nessun modo. L'integrazione dello straniero in tutti i settori della società è promossa e incentivata dalla legge italiana ed è attuata con molte iniziative. Dal 2009 è stato introdotto in Italia l'accordo di integrazione, un documento che lo straniero che entra in Italia per la prima volta dovrà sottoscrivere per ottenere il permesso di soggiorno. Con la firma di questo accordo, lo straniero si impegna a raggiungere alcuni traguardi per la sua integrazione. I più importanti sono la conoscenza di base della lingua italiana, una sufficiente conoscenza della cultura e della vita civile italiane, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali e la conoscenza delle istituzioni pubbliche. Inoltre, lo straniero si impegna a mandare i figli a scuola e a rispettare l'obbligo scolastico. Dovranno sottoscrivere l'accordo di integrazione tutti gli stranieri a partire dai 16 anni di età. Per i minori tra i 16 e i 18 anni, l'accordo sarà sottoscritto anche dai genitori. Non devono firmare l'accordo gli stranieri che richiedono un permesso di soggiorno inferiore a un anno, le persone con gravi malattie o disabilità che limitano gravemente l'autosufficienza o determinano difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, e le vittime di tratta, di violenza o grave sfruttamento. L'accordo prevede un percorso di integrazione che funziona con l'acquisto di crediti, cioè di punti. Per soddisfare l'accordo, lo straniero deve ottenere almeno 30 crediti in 2 anni. Al momento della firma, gli vengono automaticamente assegnati 16 crediti. Gli altri si ottengono con l'acquisizione di determinate conoscenze, come la conoscenza della lingua italiana, della cultura e della vita civile in Italia. Inoltre, ulteriori crediti si acquisiscono, ad esempio, con il conseguimento di titoli di studio, con l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o con la firma di un contratto di affitto o l'acquisto di un'abitazione. I crediti vengono sottratti allo straniero che commette gravi violazioni della legge o addirittura dei reati.
Se alla fine dei 2 anni i suoi crediti, invece di aumentare, diminuiscono fino ad essere pari o inferiori a 0, il permesso di soggiorno viene revocato e di conseguenza lo straniero viene espulso dall'Italia, tranne alcune eccezioni. Inoltre, se non assolve all'obbligo di istruzione dei figli minori, perde tutti i crediti. Durante i 2 anni di durata dell'accordo, lo Stato sosterrà il processo di integrazione dello straniero, anche mettendo a disposizione strutture pubbliche di istruzione che forniranno appositi corsi di lingua italiana. Comunque, entro un mese dalla firma dell'accordo, allo straniero verrà assicurata la partecipazione gratuita ad un corso di educazione civica, che prevede anche informazione sulla vita civile in Italia. Per assistere gli stranieri ad inserirsi nella società italiana, un'importante figura di riferimento è il mediatore culturale, cioè una persona che conosce la lingua, la cultura, le leggi e le tradizioni sia dell'Italia sia del paese di provenienza dello straniero. Il ruolo del mediatore è quello di aiutare gli stranieri che vivono in Italia, guidandoli tra i servizi che offre lo Stato italiano e assistendoli nello svolgimento delle pratiche necessarie, ad esempio l'iscrizione dei figli a scuola, l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o all'ufficio di collocamento. I mediatori culturali si possono trovare presso gli uffici della ASL, cioè l'azienda sanitaria locale, presso gli ospedali, presso alcune scuole e nelle carceri. Nell'unità di apprendimento 24 di Cantieri d'Italia abbiamo parlato di questi argomenti. Nella rubrica Per usare l'italiano, comprendere e dare semplici istruzioni stradali. L'imperativo del verbo andare. L'imperativo formale. Gli avverbi di luogo: qui, qua, lì, là, davanti, dietro, a sinistra, a destra, dritto. I nomi dei principali luoghi pubblici e privati della città: chiesa, mercato, parco, ponte, incrocio, cinema, teatro, stazione, fermata dell'autobus. Nel vocabolario visivo, la parola mondo. Nella rubrica Vivere in Italia, l'integrazione dello straniero in Italia e la figura del mediatore culturale. Tutti i materiali di questa unità di apprendimento, i video e i testi stampabili delle rubriche sono anche sul sito www.cantieriditalia.rai.it, insieme agli esercizi, agli approfondimenti e al nostro gioco. Piovete stamattina. E continua pure domani e dopodomani. No, piove da stamattina. E perché? Semplice, perché io ho scritto la lippa. La lippa. Ma non hai già fatto l'esame di teoria? Certo, l'ho anche superato. Scusate, non mi sento il guanto. Perché si è bagnato dentro. Stop! Pronti, azione! Questa non è scaduta, ma non è neanche aperta, signori. E l'Italia li ho... Rifacciamola, ragazzi. Ciao, mamma, grazie. Vabbè. E poi l'aria del mare fa... fa male i muri, le montagne russe, le vacanze. Montagne russe. Scusate. Cantieri d'Italia.